Il coprifuoco è in vigore in Italia dal 9 marzo. Possono essere fatte solo le commissioni più urgenti. Come vede Alessia, la nostra amica, la situazione? Qua in Vasia la situazione è abbastanza tranquilla per il momento, non ci sono casi segnalati. E come vedono gli effetti gli abitanti? Però ci vorrà un po' di tempo ancora, non è che fra una settimana usciamo tutti per le strade. Nel paese vicino, Prela Castello, la speranza cresce. Perché in effetti poi alla fine sono già 15 giorni che siamo tutti rintanati, quindi per forza di cose deve andare a scendere. I villaggi vivono anche di turismo. Per il turismo diventa sempre più difficile. Tutti sono in attesa. Cerchiamo risposte in vano. Ci sono solo le teorie in giro. Vedrai che prima del mese di maggio sarà molto difficile. Vasia, come tutta l'Italia, in attesa. Il coprifuoco è arrivato 3 settimane fa, come tutti sospettavano. Anche sulla strada per fare le spese incontriamo solo alcuni. Se non cambiamo vita, tra qualche mese ritorna. È una buona lezione per l'umanità. Abbiamo voluto tutto e l'impossibile. E non siamo in grado di lottare contro l'invisibile. Non più benvenuto. Vasia ha una lunga storia. Molti vacanzieri vengono da decenni. Molti di loro, come noi, hanno comprato casa. Gli olivi dominano l'entroterra di Imperia. Ed è proprio questo paesaggio che rende sopportabile l'isolamento. Come puoi vedere c'è tanta campagna, quindi anche le persone hanno uno sfogo all'esterno, possono andare nell'orto, possono andare a tagliare l'erba, a preparare per poi la raccolta delle olive, quindi sono impegnati. Alessia manda i foto del suo cellulare, ci pensa quasi di essere in paradiso. Al momento la vita di tutti i giorni sembra diversa. Augusto, il marito di Alessia, torna a sua casa. Adesso metterà le cassette grosse, forse. Anche Augusto ci ha portato delle foto. Lavora per la compagnia autostradale. Le immagini parlano da sole. Sono tutti preoccupati. Questo qua spaventa. Penso che dovremo rimanere ancora chiusi in casa. Infatti avevano parlato del 3 di aprile come fine e invece pensano già di allungarlo dopo il 15 di aprile. Però ci sono dei casi anche giù ad Imperia. Quindi bisogna usare molta prudenza e rispettare tutte le regole che ci dicono. Quindi sarà ancora lunga, dovremo ancora un po' aspettare prima di tornare alla normalità. Sono anche preoccupati a Prela Castello. Cosa succede al termine del coprifuoco? Però se adesso che sembra che sta scendendo, a lei tutti quanti, lei è festa, magari ce n'è ancora... No, ma la gente ha così tanta paura, Madonna. Prima noi all'inizio non avevamo paura, ma adesso vedendo che muoiono tante persone, che ci sono tanti contagi, adesso abbiamo paura, facciamo più attenzione. Anche nel gruppo Margherita Klaus. Ma io di Cina non credo niente. No, secondo me non ce l'hanno detti tutti quelli che sono morti. Io non credo né una parola, perché l'altro giorno sulla 7 c'era una trasmissione, dicevano che in teoria, che in base a quello che hanno detto, dovrebbero essere 21 milioni di morti. Oltre alla discussione accesa, Margherita si occupa dell'affitto delle case a vacanza dei suoi amici italiani. Hanno investito molto per soddisfare le esigenze degli ospiti.
ora sono vuoti per un periodo indefinito. Il bagno è stato appena rifatto l'anno scorso. La stagione sembrava davvero buona fino a febbraio, quindi sono arrivate le cancellazioni. Le prime domande per l'estate e per l'autunno stanno arrivando. Come si svilupperà l'anno, anche per i proprietari, è ancora nell'oscurità. Possiamo comunque dimenticare la Pasqua. Nessuno verrà. Ed è chiaro che le persone che affittano qui non sono la loro unica fonte di reddito. Ma è importante, e se cade, tutti avranno un problema. Quanto tempo ci vuole ancora che si afferma il nostro paradiso? Corrado Provenzano, ex campione di motocross di Vasia, è in qualche modo ottimista. Perché sicuramente prima di tutto apriranno a chi lavora, specialmente nelle fabbriche, nella produzione vera e propria, no? Apriranno per chi fa andare avanti l'economia e poi piano piano anche per gli altri, però la cosa sarà abbastanza lunga.